Salve a tutti da Di Zero Mani in Pasta. Allora, visto il periodo, in tanti stanno realizzando il lievito di birra, me l'avete chiesto, ma sinceramente non vorrei essere ripetitiva, non mi va di fare un lievito di birra che magari stanno facendo tanti. E poi c'è da dire una cosa, che il lievito di birra proprio viene fatto con la birra, quella proprio casareccia, dove ci sono i batteri e si cresce. E si cresce il lievito di birra come si cresce il lievito madre. Detto questo, io preferisco realizzare un altro pane senza lievito di birra, ma con un altro metodo. Avete visto l'altra ricetta che è precedente? E vi posterò anche il link di quella dove abbiamo realizzato il pane con lo yogurt greco. Fatto sta che potete usare anche lo yogurt bianco magro, però in questo caso useremo il succo di limone e il bicarbonato. Quelli insieme fanno da lievitante. Quindi detto questo facciamo un pane senza lievito. Guardate qua. In questa ciotola abbiamo 200 grammi, sono 500 grammi di farina. Tra 200 g di farina zero, 200 g di semola rimacinata e 100 g di grano saraceno. Ma voi potete anche mettere 500 g di zero o quella che voi preferite. Poi, qua abbiamo 350 g di latte. Io sto usando il latte scremato, ma va benissimo anche l'intero, come va benissimo anche l'acqua. 5 g di bicarbonato di sodio, 10 g di succo di limone, 20 g di olio di oliva, 10 g di sale e un cucchiaino di zucchero. Sappiamo che lo zucchero attiva la lievitazione in tutti i panificati. Allora, detto questo, nella ciotola del latte andiamo a unire il limone, prendo il cucchiaio, il limone, l'olio e andiamo a mescolare il tutto. Invece nella ciotola dove abbiamo le farine mischiate andiamo a mettere il bicarbonato di sodio, il sale, lo zucchero e andiamo a mescolare per bene. A questo punto facciamo il buco al centro e come al solito il solito impasto che mettiamo ai liquidi. Ne mettiamo metà, cominciamo ad amalgamare gli ingredienti e poi mettiamo l'altra metà di liquido. Ecco qua. Continuiamo l'impasto e ora lo versiamo sul tappetino. E adesso impastiamo fino a che non otteniamo un bel composto omogeneo. Guardate che bell'impasto che è uscito, bello morbido. Naturalmente se occorre, perché è tutto in base a quanto assorbe la nostra farina, perché in questo caso sono tre farine, quindi in base a quanta acqua assorbono, potrete spolverare il piano di farina per aiutarvi nella lavorazione. Quindi andiamo a spolverare con un po' di farina, in questo caso ho messo la semola anche sul tappetino. Mettiamo il nostro impasto, lo avvolgiamo con della pellicola. Questo modo e lo lasciamo qua riposare per 30 minuti. Dopodiché andiamo a fare la nostra forma e mettere nel nostro stampo. Ed eccola qua la nostra pasta. Adesso spolveriamo di farina. Andiamo a fare. Si è staccato il tappetino. Quando prende un po' di farina sotto, si stacca. Quindi andiamo a fare, dicevo, un po' di una forma arrotondata, aiutandoci con la farina. Adesso spolveriamo uno stampo rivestito da carta forno con della semola e andiamo ad adagiarvi, prima spolverate anche la pasta, bellissima è venuta, adagiamo la pasta qua sopra, eccola qua. Adesso applichiamo dei tagli, i tagli, lo dico sempre, a vostro piacere, che meraviglia. Naturalmente vi sbizzarrite come volete, eh? A me piace fare tagli, non lo so, a parte che mi rilassa, boh, non lo so. Quindi, vedete, questi poi si apriranno, no? Naturalmente faccio uno di lato, anche dall'altro. Vado a spolverare un attimo ancora di farina, perché all'aprire dei tagli poi la farina entrerà dentro. Adesso lo mettiamo qua. Con un canovaccio che ho dimenticato, un canovaccio coperto di cotone, e lo lasciamo così per un'altra mezz'ora. Dopodiché andiamo ad infornare. E voilà!
Adesso ho preriscaldato il forno a 250 gradi ventilato e andiamo a cuocere per 40-45 minuti Ogni forno a sé. con pentolino sotto. Ci vediamo dopo, mi raccomando, quando lo spegnerete mettetelo sul gratella ad asciugare. Quindi poi ci vedremo per l'assaggio. A dopo! Siamo pronti, guardate. Pane senza lievito, con succo di limone e bicarbonato di sodio. Guardate che meraviglia! Allora, io naturalmente l'ho tagliato, potete immaginare, guardate, io vi faccio vedere quando lo spezzo, vedete? Meraviglioso! Il sapore è buonissimo. Non abbiate timore che si senta il bicarbonato e il limone, no, assolutamente no, altrimenti mai pubblicherei questo video, lo sapete. Ottimo, buono. Allora, per assaggiare che cosa ho preso? Un po' della mia crema di peperoncino, la metto su un pezzetto di pane e me lo gusto, perché come sapete amo il peperoncino. Meraviglia! Allora, come detto all'inizio del video, io ho preferito proporvi due ricette di pane senza lievito anziché realizzare il lievito di birra. Quindi io ho preferito in questo modo. Spero che siate stati contenti di questa mia ricetta. Quindi o fate questa o fate l'altra, è la stessa identica cosa. Potete cambiare il tipo di farina, il fatto che sia scura, guardate, e il grano saraceno. Se avete soltanto della farina 0 o 00, quella che volete voi, o della semola e della 0, viene più chiaro. Però guardate, è una meraviglia. Vedete? Una crosta perfetta. È bellissimo. Pensate che senza lievito, eh? Cioè, un pane così morbido, guardate la mollica, veramente spettacolare. Cioè, è senza lievito. Quindi, io con questo chiudo. Vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima video ricetta. Mi raccomando, restate a casa. Ciao a tutti di cuore da Tiziana Manipasta.